Ciao, sono Gianni Di Lorenzo e oggi vi preparo qui dalla cucina di Cuoci Cuoci un piatto, come dire, un crispy di parmigiano, un piatto che può essere sia un dessert che un antipasto che un fuoripasto. Sono dei crispy di parmigiano con della crema di mandorle e mandorle tostate, un crunch di mandorle. Gli ingredienti sono semplicissimi. Abbiamo un pizzico d'olio con il quale andremo a preparare delle mandorle da tostare al forno. Dico di aggiungere un pizzico d'olio perché vedrete che la differenza è abbastanza sostanziale. Andiamo ad aggiungere olio, delle erbe aromatiche. Io qui ho una sorta di salamoia preparata con rosmarino, salvia e sale, perché l'aromaticità di queste mandorle, quando saranno già tostate, darà quel tocco, insomma, che si sposerà abbastanza bene con il nostro sciroppo d'acero, che invece andrà utilizzato nella crema di mandorle. Con le stesse mandorle tostate prepareremo una crema, una sorta di, chiamiamola Nutella di mandorle, e del crunch invece di mandorle spezzettate da aggiungere sopra. Andiamo ad infornare queste mandorle e le tostiamo per una decina di minuti nel forno a 200 gradi, stando molto attenti perché a forno già caldo, insomma, dipende poi c'è forno e forno, non tutti i forni hanno le stesse caratteristiche, devono essere di un colore ambrato, insomma, marroncine ma non bruciate. Allora andiamo a preparare le nostre cialdine di parmigiano e l'equivalente di un cucchiaio grande, un cucchiaio da brodo, lo andiamo a posizionare su della carta forno, così in maniera abbastanza tonda. E ora andiamo a infornare nel nostro microonde a 30 per 30 secondi a temperatura massima. Voilà. Ok, a questo punto, terminati i 30 secondi, andiamo a togliere dal forno. È esattamente questa la consistenza che deve avere il parmigiano. Adesso si raffredderà e nel momento in cui sarà completamente freddo sarà anche croccante. Come vedete, ecco che si è raffreddato e ha proprio questa consistenza spugnosa, croccante, e lo utilizzeremo poi. Ora vi volevo far vedere il colore delle mandorle tostate. Ecco, sono tostate, brunite, ma non bruciate. E una parte di queste mandorle la utilizzeremo per il crunch, una parte invece la utilizziamo per creare proprio una vera e propria crema, alla quale andiamo ad aggiungere 2 o 3 cucchiaiate importanti di sciroppo d'acero. Con questo composto che abbiamo formato, una crema di mandorle, andiamo a creare delle piccole quenelle con dei cucchiaini da caffè o da tè, se volete, da posizionare sui crisps, che nel frattempo ho già inserito nel piatto. Ecco qua, ci siamo quasi. E con le mandorle restanti andiamo a creare, o con schiacciacarne se non, o se volete in un piccolo mixer, dei pezzettini da aggiungere sulla quenelle. E questi sono i nostri crispies alla crema di mandorle allo sciroppo d'acero e mandorle tostate. Vi saluto alla prossima ricetta.